oh uh -huh. sama tani. Ah, ya yeah, dah. Buongiorno a tutti, abbiamo visto la, la parabola della zizzania nel suo enunciato che verrà spiegata dal Signore successivamente. Oggi eh, Gesù ci propone due brevi parabole sul regno di Dio e sul regno di Dio qui in terra non è ancora il regno escatologico, quello della fine dei tempi, parla del regno di Dio misterioso e nascosto nell'oggi eh, della, della storia. Propose loro un'altra parabola. Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa che un uomo prendendolo ha seminato nel suo campo. Ecco, il granellino di senape è di tutti i legumi, è il seme più piccolo, è piccolissimo, sta sulla, sulla punta di un dito, eh, e sembra un granellino di polvere, eh, vola via al primo, alla prima brezza. Ecco, quindi l'immagine del granellino di senape indica... L'inizio umile eh, del regno, ecco, indica il suo inizio, ecco quasi impercettibile. Ecco, L'uomo che pre, prendendolo lo ha seminato nel suo campo, è Dio e il granellino di Senapa, è l'immagine del regno. Ecco, indubbiamente <coughs> Questa immagine del regno è riferita soprattutto a Cristo, al Signore, perché il Signore era di Natali umili, viveva in una piccola famiglia, in un villaggio di montagna, un villaggio di montagna neanche tanto conosciuto, anzi piuttosto disprezzato. Il Vangelo di Giovanni ci, ci riferisce che si diceva da Nazareth può, può venire qualcosa di buono addirittura. Poi Gesù era, era un artigiano come suo padre e fino a 30 anni ha fatto un lavoro umile ed era uno sconosciuto. E dopo 30 anni che ha iniziato il suo ministero e ha iniziato ad avere della fama a essere conosciuto non solo in terra di Israele ma anche fuori e poi il granigno di Senepe indica anche la realtà del regno cioè Gesù con i suoi discepoli ecco anche il, i discepoli il primo eh, il primo la prima comunità che si riuniva intorno a Gesù era una comunità di, di giovani, eh, i giovani discepoli che probabilmente erano più giovani di lui. Gio Gesù aveva circa 30 anni quando ha iniziato il suo ministero. E poi era, eh, come si può dire che era un regno? Eh, lo si può dire perché il Signore in un altro luogo dice il regno di Dio è dentro di voi. Allora il regno è formato da persone, il regno di Dio sulla terra è formato da persone, sono i fedeli del Signore, ecco, che sono sconosciuti al mondo quasi sempre, ecco. però Dio li conosce bene e li conosce profondamente uno per uno. Allora il granino di Senape è anche l'immagine del movimento messianico che non aveva nulla a che vedere con gli altri regni della terra, con i loro eserciti, con la loro potenza, con il loro sfarzo, con la loro volontà di dominio. Ecco, era un, una piccola comunità che ascoltava la parola del Signore formata anche da donne e bambini ecco quindi ai romani non ha mai dato fastidio non ha mai dato preoccupazione anche, anzi forse per molto tempo è stato ignorato e però questo granellino questo manipolo di persone che ascoltano la parola e che hanno il signore dentro di loro è dice al versetto 32 è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande degli altri legumi e diventa un albero. Ecco allora gli inizi umili del regno di Dio sono eh, annunciati anche nelle profezie, specialmente nella profezia di Zaccaria, dove dove si dice eh, rispetto a Zorobabele, l'antenato di Gesù, che, eh, da cui passava la linea davidica, ecco, fino a Giuseppe, poi a Gesù. E, Zorobabele è quello che ha fondato il Tempio, e abbiamo detto che è l'antenato di Gesù. E il profeta dice, chi oserà disprezzare il giorno di, chi, di così modesti inizi? Ecco il granellino di Senapa, inizi molto modesti. Ecco. Però poi dice, si gioirà vedendo il filo a piombo in mano a Zorobabele e le sette lucerne rappresentano gli occhi del Signore che scrutano tutta la terra. Ecco, poi se leggete tutto il capitolo subito dopo parla dei due olivi, dei due testimoni, ecco che saranno testimoni di Dio per tutto il mondo. Ecco, quindi abbiamo visto così gli inizi modesti del regno che però eh, nel corso della storia eh, questo piccolo seme diventa ehm, più grande degli altri legumi. Chi sono gli altri legumi? Sono i regni della terra, e lo vedremo anche alla fine. Ecco. I regni della terra con la loro potenza, con il loro dominio, ecco, questo piccolo seme, questo piccolo regno fatto di persone, diventerà un albero. Ecco, quindi diventerà più grande di tutti gli altri regni perché eh, gli altri legumi appunto rappresentano i regni terreni. E poi dice tanto che vengono gli uccelli del cielo e piantano la tenda fra i suoi rami. Eh, gli uccelli del cielo sono gli uomini. Eh, L'uccello del cielo è la creatura più semplice, però anche più... Più libera perché può volare, ecco, ehm, sono tanto cari al Signore gli uccelli del cielo, e quindi sono usati come immagine dei Suoi fedeli, ecco, che cercano la quiete, la pace e la sicurezza. Sotto questo albero che è il regno di Dio, e quindi piantano la tenda. Io tradotto letteralmente si potrebbe dire fanno dimora fra i suoi rami, è anche giusta la traduzione così, però è meglio lasciare la, la traduzione letterale: piantano la tenda fra i suoi rami, perché si tratta di uomini, uomini, appunto, che si rifugiano all'ombra di Dio che è rappresentata da questo piccolo regno, da questo manipolo di persone che poi progressivamente durante la storia aumenta sempre di più fino a diventare un albero maestoso che si riempie di uccelli che vi fanno il nido, ecco, che trovano un posto sicuro, ecco, un posto... Dove dimorare, dove allevare, allevare i loro figli, e dove vivere e dove si vive una vita diversa, perché la vita cristiana, quella vera, è una vita diversa da quella che fanno gli altri. Ecco, si cercano le cose importanti, si cerca la quiete, si cerca la pace, si cerca la, la fraternità, la condivisione e quindi per questi uomini, eh, questi uccelli del cielo, l'ombra di Dio è il riparo migliore ecco, per, per vivere in pace e in armonia. La seconda parabola è, è simile anche se ha un, al centro una nozione un po', un po diversa. Ecco, qui l'albero è molto visibile, è un'entità un visibile. Ecco, nell'altra parabola, quella del lievito, il lievito invece è nascosto, come vedremo. Un'altra parabola disse loro, il regno dei cieli si può paragonare al lievito, che una donna prendendolo ha nascosto in tre misure di farina finché tutta si fermenti. Ecco, il regno dei cieli si può paragonare al lievito, anche qui abbiamo un'immagine di, di un elemento molto esiguo, come il granellino di senapa era il più piccolo dei semi di tutti i legumi, anche il lievito è una, pochi, è una piccola manciata che questa donna Dio, nell'immagine ha nascosto in tre misure di farina tre misure di farina è una quantità enorme sono quasi 40 litri di farina <coughs> e queste tre staia di farina queste tre misure rappresentano il mondo allora però ci dice una cosa, io ho tradotto letteralmente anche qui: non ha impastato, ha nascosto in tre misure di farina. Allora, l'elemento centrale della parabola, che è simile a quella precedente, è questo nascondimento del regno, però che agisce di forza sua, ecco, all'interno di una. Enorme quantità di farina, tre, tre staia, tre misure, che rappresenta tutto il mondo. E quindi, mentre nella prima parabola abbiamo l'albero e gli uccelli del cielo, qui si prende in considerazione l'azione nascosta e misteriosa del regno di Dio. Ecco, spesso i figli di Dio non si vedono però agiscono alcuni si vedono ecco eh, come dice il signore in un'altra parabola nessuno mette una lampada per metterla sotto il moggio ma la mette sul lucerniere però in generale ecco il, la, 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 la dinamica del regno mh, eh, che si espande e che fa fermentare tutta la pasta, cioè tutto il mondo. È una realtà nascosta, ecco, non si riescono a capire per quali vie ecco, si innestano le, eh, le prerogative del regno, i valori del regno, anche nel mondo esterno, nel mondo laico, diciamo così oggi. E, e poi. Cosa si può dire? Che come si espande questo regno sono i parametri del Vangelo che si diffondono, i parametri di giustizia, di pace, di uguaglianza, eccetera, che anche se vediamo la nostra storia da duemila anni fa... Ecco, tante, tanti parametri cristiani sono entrati anche nel mondo laico, nel mondo pagano, e si espandono. Ecco, oggi possiamo vedere che almeno sulla carta è stata abolita la schiavitù, che si è codificata l'uguaglianza tra tutti gli uomini eh, per quanto riguarda i diritti e i doveri. Ecco, si potrebbe dire che anche. Le, I proclami della rivoluzione francese, che non aveva nulla di cristiano perché era una rivoluzione violenta, eh, si hanno attecchito, ma erano parametri, parametri cristiani: libertà, uguaglianza, addirittura fraternità. Chi più ha parlato della fraternità? se non il mondo cristiano, specialmente nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli. Ecco, quindi lo dico, faccio due piccoli esempi, ma potrei dire tante, tante cose, anche, non so, l'obiezione eh, del servizio militare. Ecco, ci siamo, ci siamo arrivati dopo duemila anni, grazie anche ad alcuni santi come... Come Don Milani, però bisogna ricordare che nella Chiesa Apostolica c'erano molti padri della Chiesa che consigliavano ai loro discepoli di fare obiezioni di coscienza rispetto al, al servizio militare. Cioè fin dall'inizio la Chiesa. La Chiesa apostolica ripudiava la guerra in obbedienza a quella regola non reagire al male con il male. Poi la Chiesa ha fatto tutti i suoi errori, quello sicuramente, però se rimaniamo alle fonti, a noi interessano le fonti, ci interessa il Vangelo, ci interessa la storia della Chiesa apostolica, come è raccontata negli atti degli Apostoli, eccetera. E possiamo dire che in questi duemila anni il mondo è sempre cattivo, è sempre malvagio, è sanguinario, iniquo, però si sono confermati ecco, tantissimi parametri cristiani e non sappiamo per quali vie. Spesso promulgati e, e, e proposti anche da persone non di fede. Non è il problema di parlare di partiti, eccetera. Ecco, bene o male, queste idee del cristianesimo, questi parametri, hanno fatto il loro viaggio, hanno fatto il loro cammino, si sono diffusi in tutto il mondo. Ed è avvenuto questo in modo misterioso. Infatti questa donna, che è Dio, prendendo il lievito, lo ha nascosto. In una misura di farina enorme, appunto, che rappresenta tutta l'umanità, finché tutta si fermenti. Cosa vuol dire finché tutta si fermenti? Vuol dire che tutta l'umanità è destinata ad accogliere l'annuncio del Vangelo ed avere la conoscenza di Dio. Ecco, Isaia dice in un passo che quando si espanderà la conoscenza di Dio a tutti finiranno anche le guerre. E questo quindi è un modo di vedere la storia eh, in un altro modo, non come ce la insegnano a scuola, ecco, la storia eh, secondo il pensiero di Dio ha un corso tutto diverso, almeno il suo progetto è completamente diverso e, ha, e si distacca completamente dal modo con cui sia gli antichi che noi oggi consideriamo la storia. Riprendo solo un'idea che ho già enunciato: eh, il problema della storia. Ecco, come considerare la storia umana, come considerare la storia umana e come invece vederla con gli occhi di Dio, che si tratta della storia non umana, ma la storia della salvezza. Ecco, anche i greci e i romani, e quindi anche noi oggi, che siamo più o meno inseriti in quelle radici greco-romane, pensiamo alla storia come... A dei ricorsi, corsi e ricorsi storici, cioè tutto quello che è stato si ripete, cioè l'uomo non c'è. Consideriamo la storia come una, un racconto senza speranza. Ecco. L'uomo continua a fare le cose che aveva sempre fatto, non c'è ehm, cambiamento. Ecco. Vedere la storia in un modo estremamente pessimista, ecco, senza speranza. Ecco, invece, come ho detto prima, se vediamo la storia dal punto di vista di Dio e, e dal punto di vista del regno e dei parametri del regno, c'è stato indubbiamente uno sviluppo. Certo, ci sono ancora dei problemi enormi, come il problema della fame nel mondo, non abbiamo ancora risolto il problema della guerra, quindi siamo ancora molto indietro, però certi diritti, certe, come ho detto, certi parametri evangelici sono, evangelici sono entrati, sono entrati anche in culture molto diverse e molto lontane dal cristianesimo. E, però adesso leggiamo qualche passaggio eh, delle profezie antiche, dove possiamo vedere. Che questa espansione del regno di Dio era già stata prevista dai profeti. Abbiamo visto in Zaccaria ehm, le origini umili di messe mh, del, che erano state previste anche dai profeti del regno di Dio. E adesso guardiamo qualche testo per vedere eh, appunto cosa pensa la Sacra Scrittura, cosa pensa Dio rispetto al mistero della storia. E, e leggeremo, io farò una breve sintesi di due passaggi dell'Antico Testamento e uno del Nuovo, per farvi vedere eh, come considera Dio la storia, la considera in progressione positiva. Ecco, rispetto a come noi la studiamo a scuola. E proviamo a vedere questi testi insieme. Ecco, si tratta di un sogno di Nabucodonosor. Siamo al tempo di Daniele, quando il popolo è deportato in Babilonia e il re ha un sogno e vede questa. Questa grande statua che si ergeva con un terribile aspetto, fatta di va vari materiali, la testa di oro puro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte di creta. E poi il profeta spiegherà che questi materiali diversi, più o meno preziosi, simboleggiano i legami di famiglia del re, le alleanze, quindi eh, non era un regno unito, ma era un regno abbastanza composito e quindi mh, un po' più debole. E il profeta dice: Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, ma non per mano di uomo, e andò a battere contro i piedi della statua, che erano di ferro e di argilla, e li frantumò. Ecco, mentre la pietra che aveva colpito la statua divenne una grande montagna che riempì tutta quella regione. Ecco, allora vediamo che è molto simile alla parabola del lievito e del granellino di senape. C'è una piccola pietra che si stacca dal monte, che frantuma tutti questi regni della terra e poi diventa una grande montagna che riempie tutta quella regione. Ecco, ehm, e poi Daniele spiega che cos'è la pietra, eh, eh, sarà un, un regno che Dio farà sorgere e che non sarà mai distrutto, quindi è il regno di Dio e non sarà trasmesso ad altro popolo. Stritolerà e annienterà tutti gli altri regni mentre esso durerà per sempre. E poi conclude: il Dio Grande ha rivelato al re quello che avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e degno di fede, ne è la spiegazione. Ecco, questo eh, ci fa vedere la progressione: ecco, come il granello di Senapa diventa un albero e come un pizzico di. Di lievito fa fermentare una quantità enorme di farina. Ecco poi ce n'è un'altra molto interessante, che è la visione di Ezechiele al capitolo 47, Daniele invece, al capitolo secondo. Se volete leggerveli, e il profeta Ezechiele vede in visione il tempio e vede che sotto la soglia del tempio usciva dell'acqua verso oriente. Ecco, poi eh, che cosa significa l'acqua? L'acqua nella Bibbia, nell'Antico e nel Nuovo Testamento è lo Spirito Santo. Infatti esce dal Tempio, esce dal Santuario, esce dal Tempio dove c'è la presenza di Dio. Allora eh, esce un piccolo rigagnolo inizialmente, poi dopo... C'è questo uomo che va a, mi a misurare con la cordicella la profondità del nigagnolo e vede che <susurra> piano piano diventa un fiumiciattolo, poi diventa un torrente, poi un, un grande fiume, tanto che si può na navigare. E, e poi dice alla fine che e queste acque. <susurra> fanno crescere ogni sorta di alberi da frutto, vedete ancora la metafora dell'albero, le cui fronde non appassiranno, i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno perché le loro acque sgorgano dal santuario, i loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina, ecco allora non si tratta di alberi ma si tratta di uomini e tutto ciò che quest'acqua tocca e che tutto ciò che trova viene risanato. E quindi vediamo l'espansione del regno di Dio in un altro modo: non con la forza, non con la potenza, ma. Con l'espansione del dono dello Spirito Santo, questo fiume, che prima era un rigagnolo e che usciva dal Tempio, diventa un torrente, diventa un fiume, diventa un fiume grandissimo che si può anche navigare e che fa crescere ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie sono una medicina per gli uomini. Gli alberi sono i santi, ecco come come è detto in tanti luoghi, potete leggere anche il Salmo 1, è molto interessante. Ecco, poi infine leggiamo San Paolo che prende in esame il rifiuto di Israele rispetto a Gesù, al Messia, e lo chiama l'indurimento. L'indurimento di una parte di Israele, non tutto, di una parte perché un resto santo rimane. E San Paolo dice, non voglio infatti che ignorate fratelli questo mistero perché non siate presuntuosi. L'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato, come sta scritto, da Sion uscirà un liberato, il Liberatore, egli toglierà l'impietà da Giacobbe, sarà questa la mia alleanza con loro quando distruggerò i loro peccati. Allora qui San Paolo cita anche lui l'Antico Testamento, ma non ci possiamo sbagliare, il Liberatore è il Messia, è Gesù. E distrugge e viene per distruggere il peccato per dare la possibilità della remissione del peccato quindi non possiamo sbagliare è proprio lui è il messia. Però Israele tornerà al suo Messia a Cristo fino. Non prima che saranno entrate tutte le gente. Ecco, vediamo anche qua lo stesso motivo, l'espansione del Regno, ma in un altro modo attraverso la parola. Gesù dice ai Suoi discepoli: andate, predicate a tutte le nazioni, fate discepole tutte le nazioni, diceva il Signore. Quindi la storia, la storia sacra, ecco, è vista in progressione, in ordine alla diffusione dello Spirito Santo e della parola del Vangelo. Oggi mi dilungo un po' perché parliamo di una cosa importantissima, il senso e il fine della storia umana vista dagli occhi di Dio. Io concludo leggendo un salmo molto antico, anche questo, forse 5 secoli prima di Cristo, che esprime le stesse cose che abbiamo visto nelle varie metafore e nelle profezie, cioè l'entrata di tutti i popoli. Il Salmo 67. Ve lo leggo e poi concludo: Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, su tutte le genti la tua salvezza. Ti riconoscano i popoli, o oh Dio, ti riconoscano i popoli tutti. Gioiranno ed esulteranno le nazioni, perché giudicherai i popoli con rettitudine e guiderai le nazioni sulla terra. Ti riconoscano i popoli, o oh Dio, ti riconoscano i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Passe bene a tutti e buona giornata.